Prendimi con The News, io sono Alice Ceccarini, sentiamo insieme il sommario di oggi. Oi Pain, emergenza cure cuccioli. Esseri animali, gli allevamenti biologici sono... Sono Valentina De Nucci, ecco la nuova edizione di Prendimi con The News. Bentornati nella rubrica Educazione. Io sono Manuela Pintore, consulente della relazione felina. Benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica Virus. Ed ora siamo giunti al nostro angolo social. EMPA, sequestrati 80 barboncini toy in un allevamento lager. OIPA, storia di Axel, cane salvato da una condanna a morte. LAB, Ocean Literacy, progetto per sensibilizzare i ragazzi sugli animali del mare. Salutiamo tutti i nostri telespettatori e diamo inizio a una nuova interessante edizione del nostro notiziario sugli animali. Oggi per iniziare parliamo di un servizio a cura di EMPA che parla del sequestro di 80 barboncini da un allevamento in provincia di Torino. È facile immaginare in quali condizioni fossero gli animali, condizioni igieniche pessime e spazi al limite della sopravvivenza. I cani sono già stati suddivisi nelle varie sezioni dell'associazione e nei rifugi, alcuni stanno ancora cercando casa, altri invece l'hanno fortunatamente già trovata. Ma vediamo meglio nel servizio di che cosa si tratta. Una carica di 80 barboncini toy sono stati salvati da una situazione veramente difficile di un allevamento in provincia di Torino, dove i cani vivevano in condizioni igieniche estreme e in spazi ristretti. La segnalazione è arrivata da alcuni vicini di casa dell'allevatore, che hanno sentito dei forti odori provenire dalla struttura. L'operazione dei carabinieri del Corpo Forestale di Pinerolo, insieme al servizio veterinario ASL, ha fatto emergere le condizioni di degrado in cui vivevano i cani. Sporcizia, denutrizione, totale mancanza di igiene. Le autorità hanno quindi messo sotto sequestro l'allevamento e hanno iniziato a cercare delle soluzioni per i cani, contattando l'Ente Nazionale Protezione Animali. I trasferimenti dei cani sono stati organizzati in varie fasi. 50 barboncini toy e un borzoi sono stati ospitati dalla sezione EMPA di Val della Torre. 10 sono stati affidati all'EMPA di Torino, che ha trovato per loro una casa, e il restante presso i rifugi della zona. Siamo intervenuti, afferma Carla Rocchi, presidente nazionale EMPA, per prenderci cura dei cani che erano fortemente denutriti, sporchi e vivevano nel totale degrado. Fortunatamente le forze dell'ordine, che ringraziamo per l'incredibile lavoro, hanno convinto l'allevatore a cedere i cani, che equivale alla possibilità per loro di avere presto un'adozione consapevole e definita. Purtroppo, nonostante ciclicamente se ne parli, le persone non hanno consapevolezza di quello che succede in questi posti che abbiamo anche in casa nostra, in Italia. Cani costretti a vivere nel degrado e nella sofferenza per soddisfare l'ingente richiesta che si impenna nel periodo natalizio del mercato dei cani di razza. Ancora meno poi ci si interroga su che vita facciano molte fattrici, ovvero le femmine usate per riprodursi e gli stalloni, spesso tenuti una vita in un box senza nessuna interazione sociale, adottate e non comprate. Gli animali sono esseri senzienti. Aggressivo. Questa è l'etichetta che è stata affibbiata ad Axel dai suoi proprietari, con conseguente segnalazione alle autorità competenti, con una scusa che in realtà era stata causata dai proprietari stessi. Infatti Axel è stato adottato da cucciolo da piccolo ed è stato rinchiuso per 2-3 anni in un box in completo isolamento sociale. Non aveva contatti con i suoi simili né con le persone e diciamo che in quelle condizioni chiunque avrebbe manifestato della diffidenza e dell'aggressività. È stato quindi rinchiuso nel canile di Marsala, in provincia di Trapani, dove era destinato alla pena di morte. In quanto cane non aveva scampo e non aveva neanche la possibilità di raccontare come in realtà si erano svolti i fatti. Fortunatamente, l'OIPA di Marsala, in collaborazione con la Lega Nazionale del Cane, sono riusciti a salvarlo e a dargli una nuova opportunità. Ma vediamolo insieme. Vieni qua, vieni qua. Fermo, fermo. Vuoi? Tocca. Bravo! Bravo! Io sono dentro al box. Uno. Bravo! Bravissimo! Io sono qua dentro. Le
tecniche di consenso strumentale. Manuel, sapete qual è il limite delle consenso? Il limite delle tecniche di consenso strumentale? E poi la... Con il progetto Ocean Literacy, i volontari LAV hanno appena trascorso una settimana densa di incontri con insegnanti alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, parlando di diritti animali e di libertà. È stata una settimana entusiasmante, sia per la possibilità di confronto con centinaia di alunni e insegnanti, sia per la bellezza del contesto scolastico in cui si è svolto. Il progetto potrà continuare con LAV e con altri partner grazie al finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca. Vediamo di cosa... Ragazzi, quanto è importante la libertà degli animali, che essi possano vivere nel loro ambiente naturale, protetti e indisturbati. E poi desideriamo ridurre la visione antropocentrica a favore di una visione più ampia che consideri il valore della vita degli animali, di ogni singolo animale. Vabbè, sono muti intanto, invece non è vero, siamo noi che non sentiamo il loro linguaggio. Esatto, il loro linguaggio. Ci ha appassionato il tema intanto, questa cosa della costruzione di un rapporto di familiarità con il pianeta, che non è soltanto temi ecologici, è interpretare il senso della scuola in maniera diversa, perché chiaramente la nostra scuola, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, non è una scuola delle discipline, non può più essere una scuola delle discipline, perché oggi ci sono delle emergenze educative che richiedono un'attenzione particolare non tanto ai contenuti del sapere, ma a come interpreti i contenuti. Deve essere una scuola di vita. Foggia è una realtà purtroppo difficile, in cui ci sono tantissimi bambini che non possono avere tante opportunità e non hanno tante opportunità. Il progetto Ocean Literacy invece ha avvicinato il mondo della natura a questi bambini, offrendo loro enormi e importantissime esperienze, come questi giorni quando hanno incontrato due esperti della LAV per conoscere da vicino i diritti degli animali e scoprire che gli animali hanno dei diritti e che sta anche a loro difenderli. La meraviglia a cui abbiamo assistito è stata la partecipazione corale, ma in modo particolare è stato l'intervento di una bambina, Jacqueline. Lei è una bambina che ama gli animali, ma questo suo amore è stato sempre un po' manifestato in maniera soffusa, se vogliamo. L'amore che io ho per gli animali è condiviso da qualcuno che comunque ce l'ha come me e da qualcuno che comunque lavora per loro, ed è stata entusiasta perché ha ritrovato comunque negli adulti, ha ritrovato la passione e l'amore per qualcosa in cui lei crede veramente. Quindi vedere questa bambina realizzare il suo sogno e dire anch'io con lo stesso amore che hanno loro è stata una cosa meravigliosa. Ed eccoci arrivati allo spazio dedicato alla nostra rubrica Adozioni. Un amico fedele, due occhi che ti guardano con amore e un cuore che batte all'unisono insieme al tuo. Questo e tanto altro sono i nostri amici animali. Adottare è una scelta d'amore sia per te che per loro.
quindi se sei interessato a farlo, puoi contattare la redazione al nostro numero WhatsApp 351 1755 144. Ma ora vediamo quali sono gli appelli selezionati per voi. Crostino è un meticcio setter di circa 3 anni, dalla bellezza e bontà indescrivibili. Nella vita ha avuto la chance e la fortuna di rinascere e di rimettersi in sesto. Ora deve assolutamente trovare una famiglia preziosa proprio come lui. È bravissimo al guinzaglio e compatibile con i suoi simili. Si trova al canile Galileo Galilei di Latina e si affida vaccinato, microchippato e castrato. Purtroppo è risultato positivo alla leishmania, ma si sa che, se tenuta sotto controllo con i dovuti accertamenti, i pelosetti possono condurre tranquillamente una vita lunga e sana. Vi aspettiamo! Mi presento, sono Gigia, ho circa 2 anni e sono una taglia medio piccola. Sto imparando ad andare al guinzaglio e ce la sto mettendo tutta. Così potrò fare lunghe passeggiate insieme alla mia mamma o al mio papà. Tra le mie peculiarità, oltre ad essere socievole e giocherellona come una cucciolotta, adoro sdraiarmi a pancia all'aria a fianco di chi ho vicino e farmi fare le coccole e i grattini. Verrò affidata, sterilizzata, vaccinata e microchippata con preaffido e modulo di adozione. Claudio ha 2 anni ed è un gigante buono, ma nonostante il suo carattere estremamente dolce e il suo soffice manto bianco che lo fa sembrare una nuvola, non ha mai ricevuto una richiesta di adozione. Lui però non lo sa e continua a sorridere a modo suo, lasciando trapelare dal suo sguardo un'infinita bontà, che non può non passare inosservata. Guardatolo, è un vero splendore, è bravo al guinzaglio ma non è stato testato con i suoi simili. Verrà affidato, vaccinato, microchippato e castrato con preaffido e modulo di adozione. Gioia ha 5 mesi ed è stata presa in una colonia per essere sterilizzata. È molto buona ed è un peccato riportarla lì. La signora che la alimenta è anziana e non riesce a seguirli tutti. Purtroppo dovrà essere riportata lì se non troverà una casa in pochi giorni. Si trova a Pesaro e si affida sverminata, sterilizzata e microchippata. L'adozione è concessa solo in appartamento. Mi raccomando, contattateci. Adesso vediamo l'intervista fatta alla responsabile investigazione dell'Associazione Animalista Essere Animali, Francesco Ceccarelli, che ci racconta come ha iniziato, quali sono state le paure legate all'inizio di questo lavoro e quali sono stati i successi a cui è più legato. Vediamola insieme. La prima volta che sono entrato in prima persona in un allevamento è stato allevamento di visoni. È stata una bella botta, nel senso, la notte, il fatto di scavalcare una rete, la paura di venire scoperti. Poi una volta dentro, peggio, vedi queste centinaia, queste migliaia di gabbie, sono capannoni aperti, nel senso che c'hanno solo la tettoia. Per cui vedi, anche non arrivando proprio vicino, vedi, senti la presenza degli animali, senti che si muovono, senti che fanno il rumore dei versi. Poi anni dopo stavamo filmando un allevamento di visoni e volevamo prendere l'uccisione e stavamo piazzando delle telecamere nascoste appena fuori la recinzione. Era più o meno 10 giorni che andavamo tutte le sere, perché a quei tempi la tecnologia era quella che era, quindi tutti i giorni dovevamo andare a caricare la batteria e a togliere la scheda. Ed era il momento che appunto stavano uccidendo, sapevamo che era quel momento lì. Una sera siamo arrivati e le sere prima da lontano si sentivano già i primi rumori dei visoni all'interno, e quella sera lì invece appena arrivati un silenzio incredibile ed erano tutti morti, nel senso non c'è rimasto più nessun animale dentro ed era una tristezza incredibile. Molti allevamenti appunto li ho visti diverse volte, non è che tutte le settimane vedo un allevamento diverso, quello perché appunto c'è un progetto, c'è un'indagine e torni periodicamente a visitare lo stesso allevamento. Però sì, ne ho visitati tra 400, secondo me.
Essere animali fa tre tipologie di indagini sostanzialmente: i controlli notturni, individui un allevamento, provi a entrarci dentro. Se la porta è aperta entri dalla porta, se la porta è chiusa puoi entrare, provi a entrare dalla finestra, se la finestra è chiusa provi a entrare dal tetto, se il tetto è anche chiuso vai a casa. Siamo già in una linea molto vicina all'illegalità, per cui non possiamo anche infrangere la legge scassinando una porta. Una volta che sei dentro, cosa puoi vedere? Sovraffollamento, puoi vedere animali feriti, le infermerie, vedi le condizioni igienico-sanitarie, però quello che non puoi vedere è l'interazione fra i lavoratori e l'animale. Per cui col tempo, quando abbiamo iniziato a vedere che molte persone stavano finanziando i nostri progetti, le nostre attività, e lì ti accorgi che appunto puoi avere le risorse per far crescere il team, investire in progetti, in tecnologia. Ci siamo evoluti, abbiamo messo in atto anche altre tipologie di indagini, installazione di telecamere all'interno di allevamenti e o macelli. Diciamo che le cose più brutte, appunto le violenze, le illegalità, nella maggioranza dei casi si prendono proprio quando c'è l'uomo che sta facendo le pratiche sugli animali. Però beh, anche questo c'ha un limite, perché comunque hai una inquadratura limitata e magari quello interessante che poteva succedere succede fuori inquadratura o succede quando la telecamera non sta registrando. Per cui abbiamo fatto un ulteriore step: attivisti che si infiltrano e vanno a lavorare sotto copertura in allevamenti o macelli. Siamo arrivati adesso alla rubrica hashtag Io Guardo Prendimi Con Te News, un momento interattivo in cui vi mostriamo le foto che ci avete inviato al nostro numero WhatsApp 351 1755 144 insieme ai vostri amici a quattro zampe. Ma adesso prendete il vostro cellulare e fate una foto al vostro televisore mentre guardate il nostro notiziario e inviatecela. Le foto che ci arriveranno saranno pubblicate sui nostri social. Ma adesso andiamo a vedere quali sono le foto che abbiamo scelto per voi. Ora le indicazioni per continuare a seguirci sui nostri social. Vi ricordiamo che siamo sulla piattaforma Facebook alla pagina Prendimi Con Te News, in cui la nostra redazione pubblica tutte le notizie di cronaca e le curiosità sul mondo degli animali e dell'ambiente. Vi potete trovare inoltre tutte le nostre edizioni passate e le nostre rubriche che vi siete persi da vedere in qualsiasi momento insieme ai vostri amici.
E anche per oggi il nostro notiziario è giunto al termine. Vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione. Un saluto da Roberta.